Dico la mia riflessione, se poi vai avanti a dire lockdown, all'estero ti credo, leggo un giornale, dico questi qua sono infetti, adesso c'hanno appena quello della Gran Bretagna che c'è chiuso. Ma soprattutto la comunicazione, se andiamo agli appestati. Vabbè, comunque... Sì. Non la faccio lunga, spero che nessuno pensi di richiudere tutto quanto punto e a capo, perché per l'Italia sarebbe un disastro non solo economico ma sociale e culturale. Culturale. Quindi noi ce la mettiamo tutta, io dopo di qua vado in Regione Lombardia perché ovviamente la salute è al centro, però io penso che gli italiani, gli imprenditori, i lavoratori, i trasportatori, i distributori si siano dimostrati responsabili, solidali, generosi, attenti, mascherati e non meritano di avere nel mondo l'immagine degli untori o degli appestati. Quindi cauti sì, prudenti sì, ma rinchiusi in casa no. Io venendo qua leggevo l'apertura del principale quotidiano italiano online, tutti a casa dopo le 9 di sera, ragazzi, significa ammazzare la seconda potenza industriale manifatturiera di questo paese. Il solo dire, come si sta facendo, forse facciamo il lockdown a Natale, chi dice forse facciamo il lockdown a Natale commette un crimine ai danni del popolo italiano. Quindi il forse lockdown non esiste. Noi chiediamo che il governo si prenda la responsabilità delle sue scelte. Che cosa è stato fatto per prevenire la seconda ondata in questi 6 mesi? Quanti autobus sono stati comprati per evitare che i nostri figli siano come carne da macello per andare a scuola la mattina? Quanti ospedali nuovi? Quante terapie intensive? Quanta prevenzione? Non vorrei che qualcuno in questi mesi si fosse seduto sperando che il buon Dio ce la mandasse buona e a ottobre torniamo punto e a capo. Non è possibile, anche perché l'Italia non si può permettere una seconda chiusura generalizzata. Prima domanda. Coprifuoco si fa in tempi di guerra, anche perché non penso che il virus vada a letto alle 21:30. Quindi mi spieghino l'evidenza scientifica per cui posso girare per Milano fino alle 21 e alle 9:15 devo andare a casa. Mi sembrano veramente cose strampalate prive di senso.